La goccia della fortuna assegnata al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce. La consegna del riconoscimento è avvenuta domenica scorsa al Cinema Politeama durante la cerimonia di Avisfano dedicata ai donatori che hanno superato le 50 donazioni. A decretare il vincitore un'apposita commissione costituita da 4 componenti del consiglio direttivo dell'associazione, dal vescovo Andreozzi, dal presidente della Fondazione Carifano Gragnola e dal sindaco Massimo Seri, con questa motivazione: per aver interpretato negli anni difficili della pandemia il rigore e la competenza professionali con generosità di ascolto e di accoglienza nei confronti di donatrici e donatori di una comunità allargata, trasmettendo fiducia nel futuro e tenendo alto il valore della donazione insieme alla tutela di chi accedeva al servizio trasfusionale. È stata una giornata splendida, ricca di emozioni ma ricca anche di valori interpretati dai tanti donatori e super donatori che hanno accompagnato l'attività di raccolta sangue in questi anni. Nel corso della giornata abbiamo anche pensato di riconoscere un premio al Centro Trasfusionale di Fano proprio per l'attività svolta in questi anni di pandemia e di difficoltà, insomma, per la serietà, per la severità che magari hanno, che ha contraddistinto il loro lavoro. E il premio alla goccia della fortuna è stato istituito nel 2006, riconosce quei cittadini, quelle cittadine o quelle istituzioni che in un qualche modo hanno concorso a diffondere il valore della donazione e il valore della donazione del sangue, e in questo caso abbiamo voluto riconoscere l'attività del centro trasfusionale per il modo in cui il centro ha garantito serenità e sicurezza ai donatori e ai riceventi in questi anni. Nel corso della cerimonia sono state consegnate le benemerenze in oro a chi ha raggiunto o superato le 50, le 75, le 100, come il sindaco Seri, e le 125 donazioni. Oggi qui in un duplice ruolo, sindaco ma anche donatore. Sì, è una cosa di cui vado anche orgoglioso, dico la verità. Avis è un'associazione straordinaria, una comunità straordinaria fatta da donne e uomini che fanno qualcosa di straordinario. Lo ripeto spesso, ma ha un significato profondo. Sono persone che donano qualcosa di se stessi per gli altri, e per gli altri in alcuni casi salvando anche veramente delle vite umane o per far star meglio gli altri. Donano il sangue ed è quasi un miracolo della vita, perché si dona e si rigenera. E poi diciamolo, alla fine si fa bene agli altri ma si fa bene anche a se stessi. Avis è un faro, è un punto di riferimento per una comunità, e l'Avis di Fano, devo dire, è un'eccellenza anche nella comunità più ampia, perché nella nostra città veramente le donazioni sono tantissime tutti gli anni, i donatori e le donatrici sono tanti sopra la media, quindi per un sindaco è anche motivo di orgoglio, quindi vivo un doppio orgoglio. Un riconoscimento è stato consegnato anche ad alcuni consiglieri di Avis Fano e ai super donatori ancora in attività, tra loro Orazio Gasperini. Ho fatto semplicemente quello che mi sentivo di fare, quello che mi veniva dal cuore, che ho sempre fatto perché so che c'è tanta gente che ha bisogno. L'ho fatto perché mi sentivo bene, lo rifarei tuttora e continuerei a farlo. Quante donazioni, Orazio? 260. 260. Ricorda ancora la prima volta che è andato a donare? Sì, dall'83, mi pare che sia stato maggio dell'83. In pratica per me fare la prima donazione come se avessi fatto l'ultima, non ho mai avuto problemi di nessun genere. Che cosa consiglierebbe a chi si avvicina a questo mondo? Che è un mondo bellissimo, perché lo fai totalmente in anonimato, senza nessuna retribuzione, perché è una cosa che deve venire da dentro. Se non ti viene da dentro fai fatica a farlo.